Ciao, io mi chiamo Edoardo e lavoro all'Istituto Nazionale dei Tumori. Nel nostro istituto sono diversi anni che stiamo studiando il problema delle polveri sottili e dell'inquinamento. In queste lezioni avremo una grande novità, che è quella di parlare di un certo tipo di inquinamento. Il nostro gruppo circa 6 anni fa ha fatto degli esperimenti dove ha dimostrato che quando parliamo di inquinamento da polveri sottili non parliamo solo di un inquinamento che sta fuori in mezzo alle strade dove ci sono le automobili, dove ci sono gli autobus o comunque altri mezzi inquinanti, ma alcune volte le polveri sottili ci possono raggiungere all'interno delle nostre case, dei nostri uffici, delle nostre abitazioni. Prima di fare tutto questo, però, dobbiamo fare quella che tecnicamente noi chiamiamo una piccola lezione di anatomia e fisiologia. In altre parole, come siamo e come funzioniamo. Nella prima diapositiva vi faccio una domanda. Quando respiriamo, ci accorgiamo di respirare o no? Normalmente no. Quando è che ci accorgiamo di respirare? Ci accorgiamo di respirare o quando facciamo uno sforzo fisico particolare, per cui quando corriamo per esempio dietro un autobus con la mamma e il papà per raggiungere la fermata in tempo, o quando abbiamo qualche piccolo problema di salute? Uno degli esempi più classici è l'attacco d'asma. In un attacco d'asma un ragazzo può sentirsi come una persona che sta correndo dietro un autobus stando seduto sul divano. Per cui normalmente non ci accorgiamo di respirare, ma in situazioni particolari invece questo accade. Quando respiriamo l'aria ha due possibilità, guardate bene il disegno, allora, o entra dal naso o entra dalla bocca. Se entra dal naso, vi anticipo che l'aria fa una strada più lunga e lo si vede benissimo. Se entra dalla bocca, invece, la strada è più corta. Ovviamente è meglio che l'aria entri dal naso. Ci sono 3 motivi. Allora, il primo motivo è collegato al riscaldamento dell'aria. Quando respiriamo, normalmente respiriamo, se non in situazioni particolari, tipo l'estate, respiriamo un'aria che è un po' più fredda della nostra temperatura corporea. Immaginiamo di essere in alta montagna, di essere anche in una situazione in cui la temperatura esterna è meno 10, se io respiro direttamente con la bocca, l'aria entra direttamente nel polmone e questo potrebbe creare un piccolo shock termico al polmone che alla lunga potrebbe darci anche qualche malattia. Invece se respiro dal naso, siccome la temperatura interna del nostro corpo è di 37 gradi, l'aria ha tutto il tempo di riscaldarsi. Il secondo motivo che è legato direttamente all'inquinamento è che nel naso ci sono dei peletti. I peli che ci sono nel naso fermano le polveri più grosse e fermano la parte di PM10 visibile. La parte del PM10 visibile è quella che viene fuori, per esempio, quando parte un autobus. È quella nuvoletta nera che potete vedere ogni volta che solitamente un mezzo alimentato con un carburante diesel produce. Il mio consiglio è quello di tenersi i peli del naso. Ultimamente i canoni estetici stanno imponendo delle nuove mode, per cui i peli vengono tagliati sempre di più sul corpo dell'essere umano. Ecco, invece i peli del naso sono proprio quei peli che tagliarli sarebbe veramente un peccato, perché soprattutto una città come Milano verrebbe meno una grande difesa. Il terzo motivo è legato all'umidificazione dell'aria. Tutte le zone interne del corpo umano sono ricoperte da un tessuto che si chiama mucosa. Appena entriamo nel naso abbiamo la mucosa nasale. Una caratteristica comune a tutte le mucose è che la mucosa, essendo un tessuto, normalmente è bagnato. È un tessuto bagnato e per cui umido. Per cui se l'aria entra nel naso, viene in contatto con un ambiente bagnato, si umidifica e prima di raggiungere il polmone è calda, più pulita e bagnata, umidificata. Questo qui è il nostro albero respiratorio, si chiama proprio così, albero bronchiale. Se guardiamo è simile a quello che vi ho fatto vedere nell'immagine precedente, eh? Sto soltanto aggiungendo delle informazioni un po' più tecniche. È proprio un vero albero se ci fate caso al contrario. Facciamo finta che sia un albero. Se questo fosse un albero, alla fine noi qui ci troveremmo delle foglie.
Invece delle foglie qui alla fine, qui siamo dentro due polmoni, rispettivamente polmoni di destra e sinistra, qui noi dentro abbiamo invece alla fine delle strutture che si chiamano alveoli. Cos'è l'alveolo? Qui potete vedere quello che è il modello funzionale di un alveolo. L'alveolo è un grande laboratorio, l'alveolo è il luogo dove fisicamente ossigeno e anidride carbonica vengono scambiati. L'alveolo è molto piccolo, l'alveolo è la parte più piccola del polmone, ma l'alveolo è la parte più importante del polmone. Senza l'alveolo, di fatto, il polmone sarebbe soltanto un sacchettino che si gonfia e si sgonfia, una specie di palloncino. Io adesso vi spiegherò come funziona un alveolo con un esempio. Facciamo finta che quest'aula sia un alveolo e facciamo finta che voi siete più o meno una ventina, un 20-22 ragazzi, da questo momento in poi vi trasformate in molecole d'aria, particelle d'aria. Ognuno di voi si veste di bianco e ognuno di voi ha in mano un pallone molto grande che si chiama ossigeno. L'obiettivo con la respirazione qual è? È quello di entrare in questa stanza attraverso i corridoi che sono qui fuori, che saranno i piccoli bronchi, attraverso il corridoio principale di questa scuola, che sarà per esempio la trachea, e attraverso l'ingresso principale di questa scuola, che sarà la nostra bocca. Ho detto che è meglio respirare col naso, ma per una volta facciamo finta che sia meglio respirare con la bocca. Allora cosa succede? Succede che con la respirazione voi che siete le particelle d'aria entrate dentro e dovete raggiungere questa stanza. In questa stanza vi aspetterà un'altra quinta, facciamo finta che voi siate la quinta A, in questa stanza ci sarà la quinta B che sarà vestita di rosso. La quinta B però non raggiungerà questa stanza attraverso la porta da cui siete entrati voi, ma ci saranno altri corridoi. Questi corridoi prenderanno il nome di vene e arterie. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di incontrarsi tutti insieme nella stanza denominata alveolo. La quinta B sarà vestita di rosso e avrà in mano un pallone molto grande. La quinta B la chiamiamo globulo rosso, il pallone molto grande di colore nero, la chiamiamo anidride carbonica. L'obiettivo per cui è quello di darsi l'appuntamento e scambiarsi questi due palloni. Ben inizia la respirazione, per cui si aprono le porte della scuola, voi entrate, percorrete tutta la strada, entrate dentro, girate a destra, fate delle scale, percorrete un altro corridoio più piccolo e arrivate qui in fondo. In fondo siamo in questa stanza, entriamo dentro. Qui troviamo già il globulo rosso. A questo punto vi mettete di fronte al globulo rosso che vi piace di più e vi scambiate i palloni. Questo è un momento molto delicato in medicina, perché è il momento in cui vengono scambiati i gas della respirazione. Per cui il globulo rosso si libererà le mani perché è un pallone molto grande, non può prendere contemporaneamente due palloni. Il globulo rosso si libererà le mani e poi girerà giù l'anidride carbonica e voi darete il vostro pallone bianco, che è l'ossigeno. A questo punto il globulo rosso prenderà il pallone bianco e uscirà da un'altra porta. Voi invece prenderete il pallone nero e uscirete dalla porta dalla quale siete entrati, percorrendo esattamente la stessa strada. Quello che vi ho fatto vedere prima è il modello funzionale di un alveolo. Cos'è un modello funzionale? Un trucchetto che spesso viene utilizzato nell'ambito scientifico che serve per spiegare qualche cosa di più complesso. In realtà l'alveolo vero è questo. Questo, come si chiama, che cos'è? È il disegno anatomico di un alveolo. Cos'è il disegno anatomico? Il disegno anatomico è il disegno del corpo o di una parte del corpo, esattamente così come lo si vede. Per cui questo è il disegno anatomico di un alveolo visto a microscopio, perché comunque l'alveolo è abbastanza piccolo. Dall'esempio che vi ho fatto, voi entrate e uscite da qui, questi che sono i piccoli bronchi. Invece la quinta B, ossia il globulo rosso, entrava da questo corridoio che si chiama venula,
scambiavate i palloncini e la quinta B usciva da questa arteriola che poi andava a congiungersi all'altra arteriole, che danno vita delle arterie più grandi, per cui ha dei vasi più grandi, si dice in medicina, e vabbè, il sangue poi arriverà al cuore e inizierà la grande circolazione.